Qua ci sta il vice? Sì, ma presidente. Siamo quattro, quindi sono quattro uffici. Sono quattro presidenti, questo è il mio. Ci serve per qualche ora ancora più o meno così. Ciao Beppe. Ma cosa fate qua? Ha dato un po' di incoraggiamento. Ma andiamo. Dai, abbiamo una serie di persone qua straordinarie. Quindi vinciamo, eh? Sapete, eh? Avete mica qualche dubbio. Lo dico da mesi ormai. Ma io mi dispiace per Renzi, veramente. No, no. Mi dispiace per lui. No, un pochino dispiace, poverino, perché insomma ce la mette tutta, insomma. Fatto di tutto. Di tutto, di tutto. Non sapendo dove andava a finire poi. Secondo me è in coscienza. Ma no, ma se la risposta della sinistra è Renzi, la domanda qual è stata? Era una domanda della destra. Beppe, ne ho visto una... Era una domanda della destra. Beppe, ne ho visto un'altra bellissima, ma con 2 euro cosa volevate? Che Guevara? Con la foto di Renzi. Comunque ieri ti ho visto un po' scarico a Sanremo, eh? Stavi mangiando ma il microfono. Quindi, ma lo sai che sono di una violenza questi qua? Sai che vanno indietro con le telecamere, travolgono vecchi, bambini, sì, carrozzine, perdono pezzi, perdono i pezzi, ho trovato cuffie, obiettivi. Cioè, c'è di tutto quando passano loro. Cioè Walking Dead, è vero, ma hanno queste espressioni. Ah, cosa sarei? Ah, questa cosa è qua. Chi dice, chi una cosa incredibile. Creano il creano la violenza perché ti fanno, ti occupano lo spazio vitale, proprio. Io non ho mai visto una roba così. Non credo che ci sia negli altri paesi una roba satanante così. Quindi è difficile parlare lì, poi non avevo neanche il microfono, ma gli ho strappato uno di una radio. RTS, cos'era? A quello tedesco, sì. Tedesco. E poi gli ho tolto anche il logo. Una cosa, io non c'avevo il microfono. Ma gli ho tolto anche il logo poi. Sì, gli ho tirato via il logo. Sai. Quindi adesso diranno che tu hai attentato al microfono. No, diranno che ho preso il grano da RTL. Perché uno ci ha provato a insinuare questa cosa durante...